Un gol di Menichini regala i tre punti al Castel del Piano, che sbanca Ponte Valleceppi per 1-0 al termine di una gara equilibrata e decisa dagli episodi. Ponte Valleceppi senza lo squalificato Lazzarini e Regnicoli infortunato, schierato da Guastalvino con un 4-2-3-1 che prevede Biscarini in porta, Patoia, Battaglini, Mattia e Vergaini in difesa, Cecchini e Dirma centrocampo e Urbanelli, Fannini e Monni alle spalle di Marco Marri. Nel Castel del Piano manca Scappini, squalificato, Federici non al meglio, va in panchina. Abenante schiera un 4-3-2-1 che prevede Cocchini in porta, Barluzzi, Taccucci, Melillo e Ndingue in difesa, Convito, Mercos e Paparelli a centrocampo e poi Paradisi e Salvucci alle spalle di Menichini. Avvio e subito calcio di punizione da posizione invitante per Menichini, che prova la conclusione a rete, bravissimo Biscarini ad alzare sopra la traversa. Al 25esimo clamorosa occasione da gol per il Ponte Valleceppi con Marri che serve lungo linea Urbanelli che difende palla e mette al centro per Fanini, controllo, finta e poi gran destro con la palla che incoccia la traversa e poi rimbalza fuori dalla linea di porta. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 senza ulteriori sussulti. Avvio di ripresa e subito tentativo del Castel del Piano con Salvucci che riceve dal limite dell'area dopo una respinta della difesa e prova il destro con palla che si perde alta sul fondo. Al 13esimo episodio importante per il Ponte Valleceppi che guadagna un calcio di rigore quando Fannini controlla in area e viene a contatto con un difensore ospite. Per il signor Amadei di Terni ci sono gli estremi per concedere il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Marco Marri che però conclude debole centrale con Cocchini, bravissimo ad intuire e bloccare la sfera. Minuto numero 20, altra punizione al limite per Menichini che stavolta calcia forte sul pallone del portiere, Biscarini è ancora bravo a non farsi sorprendere e deviare il pallone in calcio d'angolo. Al 24esimo arriva il vantaggio del Castel del Piano, c'è una palla lunga apparentemente innocua, Paradisi ci crede, Mattia svirgola, Biscarini non se la sente di intervenire con le mani e respinge corto, Menichini controlla, ringrazia e di destro in diagonale fulmina l'estremo difensore locale per il vantaggio del Castel del Piano. Minuto 42, espulsione di Melillo che rimedia una doppia ammonizione, nell'occasione ha ammonito anche il capitano del Ponte Valleceppi Marri. Sussulto finale del Ponte Valleceppi con Sinisi che si accentra dalla destra, tenta il gran gol col sinistro da fuori, palla a lato di un soffio. Ancora Ponte Valleceppi che ci crede, cross da destra lunghissimo con Kwame che riesce a toccare per Mancinelli, colpo di testa con palla alta di non molto. Ultimo tentativo al 49esimo, stavolta del Castel del Piano in contropiede con Menichini, lanciato a campo aperto, che si presenta tu per tu con Biscarini, ma si fa ipnotizzare dal portiere, che riesce a deviare in calcio d'angolo. Nell'occasione viene anche espulso Dirma per proteste, con le due squadre che chiudono in 10 contro 10. E poi, nel post partita, espulso anche il giovane Monni, con il Ponte Valleceppi, che quindi rimedia, oltre alla sconfitta, la beffa dei due rossi. È stata una partita difficilissima perché giocavamo contro una squadra che ha sempre dei grandi giocatori. Chiaramente è una squadra che in classifica ha qualche problema e quindi ci tenevano, penso, tantissimo a fare bene. Noi siamo stati oggi umili, accorti, abbiamo fatto una partita di grandissimo sacrificio, abbiamo sfruttato l'occasione che ci è capitata. È stato bravo Cocchini a neutralizzare il rigore perché comunque i nostri avversari potevano andare anche in vantaggio in quella situazione, però ecco, devo fare complimenti a tutti per l'atteggiamento di grande sacrificio, di volontà che hanno messo in questa partita. E faccio comunque gli auguri di buone feste ai nostri avversari che hanno dato l'anima. Purtroppo il calcio in questo momento non è questo e non rende merito forse anche a qualcosa in più che potevano fare.